C'è chi dice che il gaming sia il futuro di internet e anche oltre la rete, perché ci sono mondi virtuali, ma l'emergenza Covid ci ha fatto vivere molto più il virtuale appunto che la realtà. Tra i giochi ce n'è uno che ultimamente mi ha colpito e qui ne parte la pubblicità, si chiama Highway Match 3 Mania, almeno questo episodio. E nel promo, con un pianoforte incessante, si mostra un po' il tema. Vengono fatti degli errori, come spesso succede nei promo, a invogliare a scaricare e usare il gioco meglio. Ma mi sembra un po' particolare e assurdo che una bambina venga abbandonata per strada, sotto la pioggia, nel freddo. Che è la prima persona che capita, per carità, una donna, una giovane donna, l'aiuti e alla faccia di qualsiasi assistente sociale la porti a casa propria, certo, per aiutarla. Ma i realismi a parte, quello che trovo più aberrante è che il gioco rimarchi il discorso della cura ancora una volta, come appannaggio e condanna, direi, delle donne, perché non solo la bambina da aiutare è femmina, non solo chi l'aiuta è femmina, ma appunto chi la dovrebbe aiutare col gioco è femmina a sua volta. Un'educazione del maternage ludica, non lo so, non direi. Io vorrei che questo episodio, questa parte, almeno del gioco, venissero eliminate. E che si capisse che oggi non c'è niente di male se una ragazza si mette a giocare alle corse delle auto o alla guerra, mentre no, i ragazzi non so, però sinceramente questo gioco mi sembra una cosa terribile e quindi anche se non verrò ascoltato mi piacerebbe che fosse tolto.